Allora, la tela si stira in modo che viene un po' di bombè, e per far venire un po' di bombè bisogna ritirare, rientrare quello che avanza, in questo modo qua. Ecco, una volta per far venire il bombè si facevano delle pence, una di qua e una di qua. Adesso invece che si usano un po' più morbide, si fanno senza le pence, si fa con il ferro. Il bombè si fa con il ferro. Rientrare. In modo che poi alla fine venga fatto così, con questo bombè qua. Dopo aver cucito le pence si stira il davanti, la pence davanti si stira piegata verso il dietro, vuol dire così. Ecco che guarda verso il dietro. Poi si stira la pence del revers aperta, e poi la pence di dietro si stira prima aperta e poi si chiude. Danno le forme del torace. E quelle del bacino. Il davanti deve essere dritto. Si guarda la piega del revers in questo modo, che non superi il punto molle. Si comincia a imbastire dove c'è
la pensi. Calcolando che le investiture devono venire, tre investiture, una qua e una a questa distanza. Quindi bisogna seguire questa linea qua. Arrivato alla tasca, l'investitura, calcolando che poi la tasca viene finita qua, è un triangolino, quindi bisogna passare questa investitura oltre il triangolino. Ecco, dopodiché si continua fino alla fine, fino a dove c'è il punto molle. Quando si fanno le imbastiture bisogna tirarlo con la mano, bisogna tirare così, perché altrimenti il pelo cammello viene molle. Allora bisogna tirarlo così in modo che sia liscio. Adesso si fa un'altra investitura qua. Ecco, alla fine i punti, anziché darli così, si dà sempre diritto. Il punto si dà diritto così. Come quando abbiamo fatto le tele. Adesso invece affermiamo la pence, che è quella che ho detto di farla piegata verso il davanti, il dietro, in modo che adesso, avendo girato così, abbiamo lo spazio per affermare la pence. E la pence si afferma con dei punti un po' piccoli, senza nodo, e molle. Ecco, il punto si dà un po' molle così, in modo che ha gioco. Adesso facciamo l'ultima imbastitura attorno alla spalla. Ecco, anche qua il punto si dà sempre diritto. Per punto intendo dire questo. Questo è il punto. E questa è l'imbastitura. Questo è il punto e questa è l'imbastitura. Quindi il punto si può dare diritto. E qua bisogna lasciare quattro dita dal giro manica. Bisogna seguire la stessa rotondità. Anche qua si tira la stoffa. Facendo questo movimento qua. E abbiamo finito di imbastire il davanti. Finito di imbastire, si
ritira quello che c'è in più. E andiamo a stirare il davanti. Ecco, anche qua si stira come seguendo la forma del torace, il bombè. Sempre in questo modo qua, e poi l'altra metà, sempre appoggiandolo alla mezzaluna.